Sicurezza pubblica, dialogo con le istituzioni e coesione sociale. Questi gli obiettivi del nuovo prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, 65 anni, barese, che lascia Caserta dove ha guidato la prefettura ed è stato anche commissario straordinario del governo di Castelvolturno. A Torino subito grandi sfide, nei prossimi giorni garantire l'ordine per i 190 anni del Consiglio di Stato, i 50 anni del TAR, l'arrivo del presidente Mattarella, l'inizio delle ATP Finals. Sabato scorso le proteste dei No Green Pass e degli anarchici. Bisogna cercare di conciliare le esigenze della libertà di espressione con l'esigenza di chi vuole fare impresa e di chi vuole offrire un servizio ai cittadini, anche i cittadini che hanno il diritto di circolare liberamente nel centro storico. Tra le sue priorità c'è anche quella di combattere le infiltrazioni mafiose. Il mafioso non si presenta con la coppola e il fucile a canne mozze. Il torinese, il piemontese potrebbe non percepire subito la perniciosità di determinate azioni, di determinati comportamenti. Per Ruberto questo in realtà è un ritorno. A Torino infatti ha già lavorato come viceprefetto vicario. Una cosa che io ricordo della Torino di 10 anni fa era la grande capacità, almeno in prefettura, di sedersi attorno a un tavolo e noi non distinguevamo più quella che era l'appartenenza politica dei singoli sindaci, perché ci si ritrovava sul terreno delle cose da fare e che si riteneva concordemente fosse giusto fare.